Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, direi che possiamo iniziare. Anzitutto, buongiorno a tutti e benvenuti con questo primo appuntamento di dicembre della serie Geobreak. Mi fa piacere vedere tra i partecipanti delle persone che ci hanno già seguito. Questo per noi è molto importante, significa che insomma, questi nostri appuntamenti comunque piacciono. E, insomma, è un feedback importante che ci date. Il format a questo punto lo sapete, cercherò in poco tempo di affrontare un argomento del quale noi trattiamo e poi sarebbe interessante invece dedicare una parte consistente a discussioni e domande proprio per condividere anche idee o opinioni su quanto raccontato. Quest'oggi parleremo del formato Rhenex 3 e script per la lettura e plot dei dati. A essere proprio onesto, il Geobreak era partito appunto con l'idea, scusate, in fase proprio, diciamo, di ideazione di questo Geobreak, proprio con, nel senso con l'idea di focalizzarlo quasi solo principalmente sul formato Rhenex 3, perché in realtà nasceva da un'esigenza che avevamo noi all'interno di GTR di fare del pre-processing dei dati e volevamo essere non del tutto dipendenti da tool diciamo già esistenti che fanno queste cose, ma volevamo per esempio provare a mettere noi stessi mano ai dati provandoci a scrivere qualche linea di codice sopra. Però poi ci siamo forse resi conto che un jailbreak improntato, diciamo, su questa tipologia sarebbe stato forse un po' troppo tecnico e entrare poi troppo tanto nel merito di linee di codice potrebbe risultare anche difficile da seguire, forse non di molto interesse. Quindi ho pensato di rimaneggiare un attimino gli argomenti e diciamo introdurre una parte invece su i formati comuni di dati GNSS, in quanto ritengo che possa essere comunque di interesse sapere con quali formati abbiamo a che fare, quindi non solamente il formato Rhenex, e soprattutto vedere più o meno come sono fatti e cosa contengono questi formati. Poi, diciamo, tutto quello che racconto anche sui formati di dati, 99 su 100, poi non servirà, nel senso che esistono software commerciali, open source, di ogni genere, che leggono per noi questi formati dati e ci stampano sostanzialmente delle informazioni. Uno di questi vedremo qualche immagine RTKLib, però comunque sia, ecco, sapere che struttura hanno e sapere soprattutto i contenuti può aiutare specialmente per un utilizzo un po' più consapevole, diciamo, di questi dati e soprattutto un uso un pochino più consapevole dei software, quindi di qualsiasi software, cioè utilizzarli più da persone appunto consapevoli e non da meri utilizzatori. Ecco. Quindi vedremo specialmente un po' di formati, per poi chiaramente soffermarsi però sull'argomento sul Rhenex, perché altrimenti avrei comunque rimodulato tutto il jailbreak, invece poi il focus, diciamo, sul formato Rhenex è presente. Vedremo la differenza che c'è tra i Rhenex 2 e i Rhenex 3, sono due tipologie, poi entrerò più nel dettaglio e capiremo che cos'è il Rhenex, qualora già non lo sappiate ovviamente. E poi passerò a farvi vedere appunto dei tool open source come appunto RTKplot, cioè diciamo RTKLib in realtà, per il plottaggio di questi formati dati. E poi da lì in realtà vi illustrerò il perché abbiamo voluto, diciamo, il perché abbiamo scritto uno script, diciamo, nostro per la lettura e il plottaggio di questi dati. È una cosa, il nostro script, vedrete, è stato scritto in Python,
linguaggio di programmazione in realtà molto molto semplice, non bisogna essere programmatori esperti per poter scrivere qualche linea di codice su Python, ci vuole solo un pochino di pazienza e voglia magari di guardare qualche tutorial o leggere qualche manuale su questo linguaggio di programmazione, però davvero è un qualcosa alla portata di tutti, cioè non è un C o un C++ che quello lì, insomma, ci vogliono, diciamo, dei corsi interi per poter cercare di fare un programma funzionante. Ma entriamo più nel dettaglio e quindi vediamo quali formati di dati GNSS andiamo a visualizzare oggi. Diciamo che i formati GNSS sono davvero tanti, dipende poi da che tipo di posizionamento bisogna fare. Se ad esempio qualcuno di voi fosse pratico con il PPP, sa per esempio che qua l'elenco di formati che ho scritto qui non è assolutamente esaustivo, però diciamo io avrei selezionato quelli che ritengo forse più comuni, cioè più comuni oltre che più importanti secondo me. In particolare citerei il messaggio ENEMEA, che è utilizzato per l'invio e la lettura di coordinate in tempo reale. E ad esempio, perché l'ENEMEA? Molti ricevitori, per esempio commerciali, diciamo che tirano fuori in tempo reale e la inglobano molto spesso nel loro messaggio binario, il messaggio ENEMEA, oltre che le osservabili. Quindi quando diciamo, accendiamo il nostro ricevitore, sappiamo che questo messaggio viene scritto. E a dare un'occhiata a capire cosa c'è scritto potrebbe essere appunto carino. Poi ovviamente passiamo al Rinex, che di nuovo, cos'è il Rinex? Il Rinex è un formato per le osservabili e i messaggi navigazionali di tipo broadcast, cioè quelli letti in tempo reale. Sapete che i messaggi, le efemeridi, diciamo il contenuto, quindi i clock principalmente, possono essere di diverse tipologie, ci possono essere quindi quelle broadcast, cioè diciamo trasmesse all'utente proprio dal segnale proveniente dai satelliti, oppure ci possono essere le cosiddette efemeridi precise, diciamo che ho preso i due estremi della gamma, cioè le efemeridi broadcast che sono diciamo le meno precise, parliamo di accuratezze nella posizione del satellite di circa un metro, poco più, fino alle efemeridi precise che sono, diciamo, ricalcolate a posteriori e rese disponibili tot giorni dopo il rilievo e danno un errore sulla precisione del satellite di circa, diciamo, pochi centimetri. Non do un numero per non cadere in gaffe, però diciamo pochi centimetri. E poi un altro formato, diciamo, interessante è il formato RTCM, che immagino che tutti abbiate esperienza di posizionamento base rover o posizionamento NRTK. Beh, in questo caso il messaggio RTCM sicuramente l'avrete di certo affrontato perché le correzioni differenziali provenienti dalla rete di stazioni permanenti oppure le osservabili provenienti dalla nostra stazione base, eccetera, eccetera, di solito vengono spedite secondo questo formato. Anche qua vedremo una distinzione tra un formato, diciamo, più vecchio e un formato più nuovo, quali possono essere le differenze, giusto per darvi un assaggio e provare a suscitare curiosità su questo. Ho saltato troppe slide, direi. Vediamo se. No. Mi sono perso la slide sul formato ENEMEA. Allora direi che scusate, abbiate pazienza. Molto male, vabbè. Diciamo che ne posso tranquillamente parlare anche a voce, non c'è problema di. Ah no, vabbè, forse. No, ok, niente. Ne posso parlare un po' di più a voce. Comunque, l'ENEMEA
diciamo contiene diverse frasi, diverse sentence, mettiamola così, non solo diciamo per mandare la posizione dei satelliti, in realtà l'NMEA nasce per le navigazioni marittime. Ora l'acronimo di preciso non lo ricordo, però la M sta per marittime, per esempio, quindi insomma nasce per messaggio di scambi, diciamo di coordinate quindi di ricevitori sostanzialmente. La frase più importante, diciamo, ogni frase del messaggio NMEA ha una sua identificativo iniziale, quello che contiene, diciamo, la posizione del nostro ricevitore è la frase che comincia con le parole GPGGA. Sono frasi separate da virgole, quindi immaginate proprio un file di testo con queste frasi, virgole e numeri, in cui di solito nel messaggio GPGGA cosa abbiamo? Abbiamo le coordinate latitudine, longitudine, quota. Abbiamo se calcolate, se il nostro ricevitore è un modello di geoide. Abbiamo quota ellissoidica e quota geoidica, oppure abbiamo in coda, diciamo, a questo messaggio anche la qualità di fissaggio della posizione, quindi fix, float, di GPS, eccetera, eccetera. Ma direi di passare forse a questo punto al messaggio RINEX. Quindi RINEX, l'acronimo sta per Receiver Independent Exchange Format. Perché nasce? Perché sostanzialmente sapete che ogni ricevitore, quando vogliamo andare a fare il nostro rilievo di tipo statico, per esempio, lui registra i cosiddetti dati grezzi che poi dovranno essere post elaborati. Ecco, i dati grezzi vengono salvati in un messaggio tipicamente binario proprietario di questo ricevitore, quindi non apribile con un file di testo. E poi questo messaggio verrà letto da un software proprietario che riesce appunto a digerire questo formato e a convertirlo in modo tale che possa avere accesso ai vari parametri. Esiste questo formato invece per convertire appunto il dato binario in un file di testo, in poche parole, e questo file di testo chiaramente non è più dipendente dalla tipologia di ricevitore e può essere utilizzato da qualsiasi software in grado di leggere i RINEX, cioè tutti. Quindi a questo punto, se io riesco a tirare fuori i dati grezzi in formato RINEX, sia che io abbia ricevitore Stonex, che abbia ricevitore uBlocks, che abbia ricevitore Leica, Topcon, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, una volta convertiti i dati in formato RINEX, li posso utilizzare in qualsiasi software di processamento. Ma andiamo più nel dettaglio, quindi quello che ho detto è un formato di scambio, di interscambio per i dati grezzi GNSS, e in particolare, diciamo, il formato RINEX si divide in due file. Un file contenente le osservabili, in cui troviamo principalmente cosa? Le misure di fase, le misure di codice, le misure di Doppler e la misura sulla potenza del segnale rumore. Beh, misure di fase e misure di codice direi che non hanno bisogno di molta presentazione, se siamo tutti, diciamo, lavoriamo tutti in ambito GNSS, sappiamo bene di cosa si parla. Le misure di Doppler, diciamo, sono dovute al fatto che, diciamo, distorsioni, diciamo, del segnale, della propagazione del segnale, meglio, dovute al fatto che il satellite o il ricevitore sono in movimento. E abbiamo invece le misure sulla potenza del segnale rumore. Sono piuttosto interessanti e vedrete sono, diciamo, il parametro che ci ha fatto venire voglia di scrivere un po' di codice per plottare i RINEX indipendentemente. Invece poi abbiamo i file navigazionali. In file navigazionali troviamo effemeridi, clock e parametri di correzione ionosferica più altre cose, diciamo, più secondarie. Attenzione che i file navigazionali, molto spesso ho sentito di gente che, tra virgolette, li snobba o non li considera, ma attenzione perché sono fondamentali per il posizionamento.
Senza di essi, infatti, non riusciremo mai ad ottenere la posizione del nostro ricevitore, in quanto troviamo proprio le effemeridi e quindi le coordinate dei satelliti. Ok. Perfetto. Formato RINEX può essere, diciamo, di due versioni sostanzialmente. Abbiamo la versione 2.11, oppure meglio essere precisi, abbiamo la versione 2.x, dove questo x cambia ovviamente nel tempo, ma l'ultima versione, diciamo, del RINEX 2 è la 2.11. In questa slide, diciamo, parlo di versione vecchia di RINEX, però in realtà è tuttora utilizzata. Infatti, vedete nella parte sinistra della slide una schermata della rete ligure che ci mette a disposizione sostanzialmente i dati grezzi per poi poterli post-elaborare e sono, diciamo, in formato 2.11. Nella parte destra invece vediamo il criterio con cui vengono nominati i RINEX. Allora, questa parte, diciamo, è interessante qualora noi vogliamo andare a scaricare dei dati RINEX da una rete di stazioni permanenti, cosa che personalmente faccio abbastanza spesso e quindi è utile secondo me sapere un attimino più o meno quali sono i criteri con cui vengono nominati questi file. Se noi convertiamo il nostro file, diciamo, dal nostro ricevitore al formato RINEX, non è detto che venga scritto in automatico questo nome. Comunque, sostanzialmente abbiamo i primi quattro caratteri dedicati al station ID, quindi al nome del nostro ricevitore. Ora, probabilmente sulla sinistra non si riesce a leggere, ma in questo caso il ricevitore è quello di Genova, per cui le quattro S che vedete qui stanno per Genu. Poi abbiamo il D, tre caratteri dedicati al giorno dell'anno, quindi da quando accendiamo il ricevitore lui calcola il giorno dell'anno e lo scrive. Attenzione, il giorno dell'anno è molto utilizzato nelle nomenclature, nei formati GPS. E poi abbiamo un carattere dedicato, per esempio, alla tipologia, alla durata sostanzialmente del nostro file RINEX. Se questo F può avere valore o 0, e 0 significa che stiamo parlando di un RINEX di tipo giornaliero, oppure abbiamo dalla A alla X per i file orari. Quindi la A sarà riferita al giorno, scusate, all'ora da mezzanotte all'una. La X dalle 23 alle 24. Dopodiché abbiamo il formato per cui punto e che cosa? Due numeri, due lettere, scusate, che indicano l'anno, quindi in questo caso 20, e poi un ultimo carattere che ci identifica il tipo di file. Che tipo di file possiamo avere? Un tipo di file di osservazioni, quello che parlavo prima, oppure possiamo avere un messaggio navigazionale. Questi, diciamo, sono i formati principali. Meteorological Data File, non ve ne parlo, diciamo, in questo jailbreak, però riguarda un po' meno da vicino il posizionamento GNSS, o meglio, riguarda più che altro riguarda principalmente il PPP, perché potrebbe essere utile. Quello invece su cui voglio farvi notare è che la N, per esempio, sta per GPS Navigation File. Quindi avremo il messaggio navigazionale solo per quanto riguarda i satelliti GPS, mentre la G sarà per la costellazione GLONASS, la L per, qua vedete, Future Galileo Navigation File, in realtà è un po' vecchio, nel senso che Future non lo è più, esiste effettivamente. Ebbene, questo. Perché? Perché sostanzialmente il formato RINEX 2 ha un messaggio navigazionale per ogni diversa costellazione. Allora, giro la slide. Ok,
E andiamo un attimino ad osservare meglio questo messaggio navigazionale. Intanto per capire, aspettate, vorrei, visto che le slide non sono molto responsive oggi, non capisco come mai, volevo capire, ok, di essere nella slide giusta, sì. Intanto cominciamo a vedere quello che è un po' la struttura di un generico file Rinex, sia esso di osservabili o navigazionali. In particolare vediamo che c'è un header, che è questo selezionato in verdino, e poi abbiamo un body che è frammentato, tra virgolette, da una linea che diciamo identifica un istante temporale e poi una serie di set di osservabili per questo istante temporale. In questo caso vediamo che abbiamo che cosa? Dei parametri intanto di clock del ricevitore, scusate, del satellite, non del ricevitore, abbiate pazienza, e poi abbiamo tutta questa serie di numeri che in realtà non sono le coordinate dei satelliti, ma sono dei parametri delle orbite dei satelliti, per cui dal messaggio navigazionale non è possibile leggere le coordinate dei satelliti, ma esse andranno ricavate andando a scrivere le orbite e poi andando a interrogare le orbite al dato istante temporale. Quindi diciamo non è di semplice lettura un messaggio del genere. Ok, invece andiamo a vedere quello che più forse ci interessa, più di semplice lettura, ovvero il file di osservabili. Anche in questo caso vedete la stessa struttura, quindi abbiamo un header nel quale vengono contenute determinate informazioni, per esempio viene identificato il marker name, in questo caso Genu, se riuscite a seguire il mouse. Sotto vengono identificate una linea con le coordinate della stazione in un determinato sistema di riferimento. Se utilizziamo il nostro Rinex, il nostro ricevitore, probabilmente queste coordinate vengono ricavate da posizioni di tipo standalone, quindi non sono molto affidabili. Se invece scarichiamo dei Rinex provenienti da una rete di stazioni permanenti, queste coordinate sono quelle, diciamo, dovute a un calcolo di rete, quindi sono molto, molto precise. Ci viene identificata il tempo della prima osservabile e il tempo dell'ultima osservabile. E che tipo di osservabili ci sono? Quindi, per esempio, abbiamo C per le misure di codice, L per le misure di fase e D per le misure di Doppler in questo caso. Poi abbiamo, tornando al body, abbiamo un'epoca e un set di osservabili per quest'epoca. Ma direi che possiamo zoomare leggermente, ecco, e andare a vedere che cos'è quest'epoca? Allora, l'epoca, vediamo la linea che contiene l'epoca, contiene la data, questa selezionata in verde, direi che è piuttosto chiara. Abbiamo un numero, questo qui, che è il numero di satelliti tracciati e osservati per quest'epoca, e poi dopo abbiamo l'elenco dei satelliti. Quindi in questo caso G01, G03, G08, G10, G11, eccetera, eccetera. Poi a questo punto diciamo che parte una serie di linee, ok? Per cui sono il set di osservabili linea per linea relativo ai satelliti che legge. Per cui ad esempio questa linea qui, ora qua la vedete su più linee, in realtà immaginatela tutta su una stessa linea e lo vedete che le due linee sono separate da più spazi, da questo si capisce. Quindi questo set di osservabili sarà riferito al satellite G01 per questa epoca qua in verde. Questa altra linea qua sarà riferita al satellite G03 per quest'epoca verde, eccetera, eccetera. Ma passiamo invece al formato Rinex 3. Il formato Rinex 3 è più nuovo, l'ultimo, diciamo, rilasciato è il 304, neanche il 303, forse che era scritto nell'header, però era diciamo, nel titolo di questa presentazione, però in realtà cambia veramente, veramente poco da questo punto di vista tra 303 e 304. Sostanzialmente
cambia un pochino la cosa, con lo, diciamo, sostanzialmente la modifica più grande rispetto al Rhinex 2 è che in questa, nella parte della linea con la data non abbiamo più l'elenco dei satelliti, ma vengono elencati, diciamo, nella parte delle osservabili come primo campo. Quindi vedete che abbiamo l'identificativo con i satelliti e poi determinate informazioni. Per esempio, nella colonna violetta le misure di codice, poi le misure di fase, le misure di Doppler e le misure segnale-rumore. Mi fermo un secondo sulle misure di fase. Le misure di fase sono le misure in cicli. Ora, non so se, forse nella slide dopo, vediamo, eccoci qua, sì. Vabbè, qua abbiamo una differenza e vi sto appunto a far vedere quello che dicevo. Qui abbiamo i satelliti messi tutti, diciamo, in fila in questa linea qui, e poi nel body non vediamo sostanzialmente chi si riferisce a chi, perché ad esempio sappiamo, per esempio, che il G07 è la prima linea, il R02 è la seconda linea, eccetera, eccetera. Nel caso non lo sappiate, brevissimo inciso, la lettera G si riferisce alla costellazione GPS, la lettera R si riferisce alla costellazione GLONASS, la lettera G e si riferisce alla costellazione Galileo e la lettera C si riferisce alla costellazione Beidou. Nel Rhinex 3 vedete che in realtà le cose sono molto simili, però abbiamo il numero di satelliti osservati per quest'epoca, in questo caso erano 14, in questo caso erano 34, e poi qua non abbiamo più niente, ma i satelliti vengono messi linea dopo linea, quindi sono incolonnati in maniera, diciamo, forse più leggibile. Non dico più sensata, perché in realtà non sta a me di giudicare queste cose, però sicuramente forse è più leggibile rispetto a questo formato. Dicevo delle misure di fase, attenzione, vengono espresse in cicli, mentre le misure di codice vengono espresse in metri. Ora, le misure di codice sono già espresse in metri, ci danno un'idea, diciamo, rapida della distanza satellite-ricevitore. Perché lo vediamo, se prendiamo per esempio questo numero qui, parliamo di 20.000 chilometri, vedete, qua, sì, esatto, 20.000 chilometri più o meno è la distanza a cui vengono i satelliti orbitano. I cicli, invece, le misure di fase no, perché sono date in cicli, quindi questi in realtà andrebbero moltiplicati per la lunghezza d'onda, che nel caso del GPS è 19 centimetri o 24 centimetri a seconda che si tratti di L1 e L2. Quindi questo numero in realtà andrebbe ancora moltiplicato per 0,19, ma non basta. Questo non sarebbe ancora la distanza satellite-ricevitore, perché diciamo, dai fondamenti del GPS sappiamo che il ricevitore è in grado di registrare solamente le variazioni di fase tra un istante e il successivo, ma non sa a priori il numero intero di lunghezze d'onda tra satellite e ricevitore. Per quello serve diciamo, una fase di inizializzazione nel quale devono essere fissate le ambiguità di fase. Per cui, diciamo, non è detto che questo numero qui sia effettivamente la distanza satellite-ricevitore, manca l'ambiguità iniziale. Ovviamente è frazionario, perché poi appunto il numero di cicli tra satellite e ricevitore è un numero intero, ma noi tutti sappiamo che noi registriamo una parte frazionaria e poi sarà il software di processamento cercare di risolvere ad intero questo numero. Ecco, invece volevo spendere ancora qualche parola sul formato Atanaka-Rhinex. Atanaka è un noto formato di compressione per i file di questo tipo, scritto da Yuki Atanaka, e diciamo, il quale ha anche dato dei software, che sono dei software, diciamo, molto basici a linea di comando, che serve per estrarre o comprimere i file in Rhinex. Perché parlo di questo formato? Perché in realtà è molto utilizzato.
Quindi magari ora, se voi provate ad andare a scaricare un Rinex da una rete di stazioni permanenti solo per vedere se quello che vi ho detto corrisponde a verità o se vi sto invece raccontando un sacco di cavolate, in realtà potreste trovare per esempio in formato un file in .20D che non è per nulla corrispondente a quello che vi ho fatto vedere sopra. Questo perché diciamo, è un formato di compressione basato su caratteri ASCII comunque, cioè il formato Tanaka è comunque un file ASCII di testo in cui trovate, a parte l'header che in realtà rimane uguale, il body riporta una serie di numeri che apparentemente non hanno senso. Però grazie a questo softwareino qui riesci poi ad ottenere invece la forma scompattata del Rinex. Perché serve? Beh, qui vi ho riportato un esempio su un Rinex orario della stazione Gelu. Questo qua, tra l'altro, badate, tiene solamente GPS e GLONASS, quindi Rinex che tengono anche Galileo e Beidou sono più pesanti. Bene, un Rinex orario a intervallo di acquisizione un secondo pesa circa 7 mega, in Atanaka viene compresso di circa un ordine di grandezza. Per cui se andiamo a scaricare i file da tutti questi repository è molto semplice, è molto probabile che tutti questi vengano giustamente compressi. Invece parliamo di effemeridi precise. Come vi ho detto prima, effemeridi clock sono disponibili dopo la data del rilievo da, per esempio, diversi server, per esempio l'IGS. Perché questo? Perché loro, diciamo, hanno una rete di ricevitori mondiale che diciamo, condivide le informazioni e ricalcolano le orbite dei satelliti. Questo ricalcolo delle orbite dei satelliti ci consente di avere delle precisioni molto più spinte sul calcolo della posizione degli stessi. Questi file sono di pubblico dominio e sono gratuiti per tutti gli utenti. In realtà adesso l'IGS prima le metteva diciamo, disponibili proprio a chiunque senza nessun tipo di problema, bastava appunto andare a cercare sul sito giusto. Adesso in realtà si sta passando ad un accesso profilato, però un accesso profilato comunque di tipo gratuito, assolutamente. Tendenzialmente hanno una frequenza di campionamento di 15 minuti e diciamo, a differenza del messaggio navigazionale GPS, contengono esattamente le coordinate dei satelliti in formato XYZ agli intervalli di campionamento, quindi non contengono i parametri orbitali ma le coordinate. Per ottenere le coordinate diciamo, dei satelliti a delle epoche non campionate, è sufficiente un polinomio di decimo grado per ottenere, diciamo, una precisione di 1 centimetro sulle coordinate non campionate. E le effemeridi precise hanno un formato Rinex-like. Infatti, vediamo questo esempio in cui la parte rossa è l'header, quindi l'intestazione, mentre la parte blu è il body. Di nuovo abbiamo un'epoca. In questo caso 2011, il 1° novembre del 2020 a mezzanotte, e vediamo di nuovo satellite per satellite, la P rimane per positioning, G01 è l'identificativo del satellite, e poi abbiamo una serie di numeri. Bene, questi sono X, Y e Z del satellite. E questo è un parametro di correzione 811.62, è un parametro di correzione del clock. Successivamente abbiamo gli SQM con cui questi vengono stimati. Questi primi tre numeri vengono espressi in chilometri, se ben ricordo, e questi invece, questo 811 parametro di correzione del clock, è espresso in nanosecondi. Mentre questi numerini qua, quindi 9, 7, 10, sono esattamente la SQM sulla X, la SQM sulla Y, la SQM sulla Z, espressi in millimetri, e questo 73 invece è diciamo l'SQM sul parametro di correzione del clock ed è espresso in picosecondi. Passiamo all'RTCM, poi direi che la carrellata di messaggi dei formati di GNSS è abbastanza finita. Come vi dicevo, definisce una struttura dati per le correzioni differenziali ed è usato per diverse applicazioni.
le vecchie sono le, in questo caso abbiamo vecchie e nuove, quindi messaggio RTCM vecchio ha un formato 2.x e è importante perché non supportano informazioni provenienti da più di una stazione base, mentre le nuove versioni del messaggio RTCM sono le 3.x. In particolare il 3.x è predisposto per avere dati in multicostellazione, permette l'invio dei dati provenienti da reti da più basi, quindi da reti di stazioni GNSS, quindi vedete a multistazione, e recepisce informazioni provenienti da satelliti geostazionari, quindi diciamo legge e trasmette messaggi di tipo SBUS. Non dovrebbe esserci retrocompatibilità tra formato RINEX 2 e formato, scusate, RTCM2 e RTCM3, quindi questo è importante capire se il software a bordo del nostro ricevitore quali formati di messaggi RTCM legge. Questo soprattutto quando ci agganciamo a una rete di stazioni permanenti, perché rischiamo di poter non leggere il formato nel quale le nostre correzioni ci vengono spedite. Ok, altri formati dati, ma questo è proprio veloce, una carrellata, quindi parlavamo per esempio di PPP, allora vi posso citare per esempio il formato ANTEX che riguarda le variazioni sulle centro di fase delle antenne, parametri della rotazione dell'asse terrestre, quindi quando leggiamo EOP, oppure i file DCB, cioè Differential Code Bias, che sono errori sistematici tra osservabili di codice. Addirittura file contenenti le informazioni della superficie terrestre per quanto riguarda le maree, quindi sono gli OTL, o ancora file Ionex contenenti parametri per la modellazione dell'errore ionosferico. Dove possiamo scaricare tutti questi file? Io ve ne ho parlato, chiaramente poi uno dice sì, ma dove li vado a prendere? Beh, esistono determinati repository o centri di ricerca. Scusate, repository di centri di ricerca o reti di stazioni permanenti. Qua direi che ho citato sia i principali sia quelli che di solito mi vengono in mente, senza voler per forza sponsorizzare nessuno. Le reti EURF, le reti GS e la rete RDN penso siano note e familiari a tutti, forse un po' meno i centri di ricerca che sono invece identificati qui, qua sotto, per esempio GFZ, sono un centro di ricerca di Poznan che hanno davvero molti, molti prodotti interessanti, oppure il BKG, insomma, ce ne sono veramente di diversi, basta armarsi di pazienza e cercare un po' in internet. Cercare in internet oppure poter utilizzare dei software quali ad esempio RTKlib, che consente già in automatico il download dei parametri che vogliamo da questi determinati centri di ricerca. Per esempio qui ho selezionato l'applicativo RTKget e vedete l'interfaccia è veramente molto semplice. Noi andiamo a selezionare in questa finestrella i determinati repository barra centri di ricerca presenti, quindi vedete per esempio IGS, ma ritroviamo ESA, troviamo GFZ, troviamo insomma ce ne MJX, ce ne sono tantissimi. Invece in questa casellina a fianco possiamo andare a selezionare il tipo di parametri che vogliamo e qua di nuovo vedete alcuni che vi ho elencato, per esempio l'ATX, il CLK, il DCB, le OP, le effemeridi sono diciamo, i formati SP3. Ma possiamo scaricare anche i messaggi navigazionali NAV e gli OMS. OMS è appunto sono il formato RINEX di osservabili. Qua vedete chiaramente la stazione per cui vogliamo scaricare, per esempio, le osservabili, e poi in automatico RTKlib fa il download di questi parametri. Non entro molto nel merito, però appunto mi sembrava giusto citare questo software. Ops, scusate, torno indietro, sono di nuovo troppo veloce. Invece parliamo a questo punto di tool per graficare i nostri file RINEX. Vi ho detto bene, abbiamo visto il nostro file RINEX in formato di testo, lo vediamo, l'abbiamo capito, però chiaramente i numeri visti su
su Notepad piuttosto che su un editor di testo ci dicono relativamente poco. Bisogna ovviamente graficarli. E come faccio a graficarli? Beh, uso di nuovo altri software presenti o insomma altri tool che mi possono fare questa operazione. Io ho citato RTKlib perché è il tool open source, scommetto che qualsiasi software commerciale fa questo tipo di grafici. E ad esempio, che tipo di grafici posso fare? Posso fare lo skyplot, oppure posso fare diciamo un grafico riportante il rapporto segnale-rumore di tutti i satelliti, oppure posso ancora, e diciamo questo SNR è esattamente il numerino che si va a leggere nel file Linux, si possono plottare l'andamento diciamo anche lo skyplot tendenzialmente è un file che viene letto dal Linux più o meno, dal messaggio navigazionale in realtà. Si può plottare l'andamento delle misure di codice di fase nel tempo per identificare ad esempio i cycle sleep. Sapete, cycle sleep è quando perdiamo il satellite per qualche momento e noi vedremo, se noi andiamo a graficare la misura di codice e le misure di fase nel tempo, vedremo se questo qua ha degli intervalli e se ha degli intervalli sappiamo che è a corrente di cycle sleep. Oppure possiamo andare a graficare dei parametri che non sono direttamente scritti su Linux, ma facilmente ricavabili. Per esempio, gli indici DOP che andiamo a vedere qua, perché combinando messaggio navigazionale e messaggio di osservabili riusciamo a ottenere gli indici DOP. Oppure ancora possiamo andare a fare delle combinazioni lineari con le osservabili. Per esempio, una combinazione lineare implementata in RTKlib è quella che grafica l'errore di multipath, il possibile errore di multipath. Non sto a entrare nel merito delle equazioni, sappiate che combinando le misure di fase in L1 e L2 è possibile avere una stima dell'errore di multipath. Bene, ma perché io dovrei andare a graficare un Linux? Beh, perché se io voglio andare a fare il post-processing di qualsiasi set di osservabili, è molto importante non caricare in maniera, diciamo, in maniera inconsapevole il file Linux e provare a processarlo, diciamo, subito alla buona. Ecco. La prima, diciamo, operazione per un processing più consapevole del dato è quella di andare a graficare questi parametri a capire cosa è successo, cioè vedere, per esempio, se le nostre osservabili sono rumorose, se sono state acquisite se hanno dei problemi nel dato di input e questi sono tutti problemi che se vengono riscontrati qua chiaramente poi si ripercuotono a valle del processing e quindi nella precisione della nostra posizione. Per esempio, questi plottaggi ci possono dare dei suggerimenti su quali impostazioni andare poi a settare nel nostro processing. Per esempio, vorremmo poter escludere dei satelliti che hanno un SNR inferiore ai 20 dB Hz, oppure se vediamo che un satellite è particolarmente rumoroso, vogliamo provare ad escluderlo totalmente dal processing. Però per vedere quali satelliti escludere bisogna chiaramente fare plottaggi di questo tipo. Ebbene, da qui la nostra idea di sviluppare un tool nostro. Un po' perché in realtà, vabbè, io personalmente a GITER sono dottorando. E quindi in realtà essendo dottorando devo imparare a diffidare di quasi di tutti i software dei risultati che vengono fuori da software, ma devo provare a ottenerli io stesso, almeno ho molta più consapevolezza su quello che sta uscendo fuori. Quindi per esempio io potrei, per scopi di ricerca, potrei essere interessato a scrivermi io l'equazione che ha bisogno, che mi genera per esempio l'andamento del multipath. Però un altro invece un'applicazione un po' meno, diciamo, di ricerca, forse un po' più a livello visivo, e che ci ha fatto venire voglia di implementare questa cosa. Vedete qua, abbiamo il grafico sull'SNR, ma tutti i satelliti sono colorati allo stesso modo e non riusciamo a identificare quelli che sono i vari satelliti. Per esempio, vorrei capire a colpo d'occhio qual è questo satellite qui rumoroso. Ebbene, in RTKlib possiamo selezionare il grafico satellite per satellite, ma non possiamo vederlo il singolo satellite insieme agli altri parametri.
oppure noi non abbiamo trovato il modo. Però diciamo, ecco, questo era una cosa carina che volevamo fare, sicuramente non di vitale importanza, è più importante avere il Rilex da poterci fare combinazioni lineari sopra, però sostanzialmente per questa idea ci è venuta e abbiamo provato allora a questo punto a scrivere un softwareino, ma uno script più che altro, che faccia esattamente questo. Bene, vedete qua ho preso un Rilex e ora entro un pochino più nel merito del codice, ma cercherò veramente, non vedrete linee di codice, vedete solamente la filosofia che sta dietro questa implementazione. Ebbene, io ho usato Python per leggere riga per riga quello che c'è scritto su Rilex e andarmeli a salvare in un database. Come facevo allora a questo punto a interfacciarmi con questo problema? Beh, innanzitutto la prima cosa importante è, se vado a leggere linea per linea in Rilex, è quella di scartare totalmente l'header dal body. E questo si fa in questo modo, andando a vedere, ad esempio, la frase end of header. Per cui nel codice a un certo punto uno scrive, appena leggi la frase end of header, cancella tutto quello che c'avevi prima e comincia a leggere quello che c'è dopo. Poi vedete che ogni epoca in realtà parte con il carattere maggiore. A questo punto di nuovo si implementa un ciclo in cui linea per linea legge quello che c'è scritto e allora gli si dice se il primo carattere è il carattere maggiore, bene, allora a questo punto dopo ti devi aspettare che in questa determinata posizione troverai scritto l'anno, in quest'altra determinata troverai scritto il mese, in quest'altra il giorno, l'ora, eccetera, eccetera, il numero di satelliti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché mi baso su questo numerino qui, vedete, 34. 34 è il numero di satelliti osservati, per cui gli dico, bene, le 34 linee successive sono tutte linee di osservazioni, per cui, vedete, G08, in questa posizione devo dire, leggi G08 e associalo subito alla data appena passata. E poi gli dico G08 avrà misura di codice, misura di fase, misura di Doppler e misure segnale rumore per la prima frequenza. Stesse cose per la seconda frequenza, eccetera, eccetera. E andiamo avanti implementando un ciclo su tutte le linee del nostro Rilex. Bene, a valle di tutto questo, il risultato è questo, cioè io ho il mio Rilex non più su un file di testo, ma su un database. E qual è la cosa principale? Vedete che intanto per ogni satellite abbiamo subito la data, e non una data e poi un set di osservabili, e abbiamo le varie, diciamo, osservabili. Ma la cosa interessante, veramente importante di avere questo Rilex su un database è quella che noi possiamo andare a fare le query, quindi andare a selezionare satelliti, andare a selezionare osservabili secondo un criterio a noi selezionato, cioè un po' come avercelo su un foglio di calcolo. Molto meglio un database che un foglio di calcolo, però sostanzialmente parliamo di quello. Ad esempio, in questo caso io ho voluto, ma è una query veramente di esempio, selezionare solamente il rapporto segnale-rumore per tutti i satelliti GPS. Quindi, per esempio, gli dico seleziona l'epoca, la data, l'identificativo del satellite e il rapporto segnale rumore, cioè tra tutti i campi seleziona solo questi, dove SATID comincia con la lettera G, perché vi ricordo che quando la lettera G identifica solo la costellazione GPS. Ebbene, qua vediamo il risultato della nostra query. Non è ancora tutto, perché in realtà adesso noi non abbiamo plottato nulla, abbiamo semplicemente trasportato il nostro Rilex su un database. Ma molto semplicemente con Python e per esempio con la libreria Matplotlib è possibile andare a fare dei plot con le nostre query e per esempio quello che era un piccolo obiettivo, ripeto, non di fondamentale importanza che ci eravamo posti, cioè avere un grafico dell'SNR con tutti i satelliti colorati ognuno in modo diverso. Ebbene, con questo è stato possibile farlo. Riporto questo esempio perché forse è un pochino più di impatto rispetto al avere, diciamo, un grafico di combinazioni lineari, però ovviamente una volta che io ho il mio Rilex sul database, io posso plottare per esempio anche la differenza fra due campi, eccetera, eccetera, cioè ho dei numeri su un database per cui io posso veramente farci la qualunque.
Concludo dicendo, è l'unico modo questo? Beh no, non è sicuramente l'unico modo per parsare il Rhinex utilizzando Python. Per esempio, io ho avuto modo al convegno Fosforgi di Torino di conoscere un ragazzo che invece ha fatto una cosa molto simile, però utilizzando la libreria DataFrame, Pandas DataFrame di Python, che non usa un database, ma usa appunto una cosa più o meno simile. Per cui, per dire, questo diciamo perché ve lo dico, perché non vorrei passasse il messaggio a si fa solamente così. No, in realtà il bello della programmazione, specialmente, è che ci sono veramente mille modi di fare la stessa cosa. Qual è più efficiente, qual è meno efficiente? Beh, questo in realtà non ho io una risposta. Il motivo per cui io ho utilizzato questo metodo è perché sono più familiare con database piuttosto che con librerie che non avevo invece utilizzato, però potrebbe essere più efficiente un altro metodo, ecco. Con questo direi che ho concluso e lascerei spazio a questo punto alle vostre domande. Prima di passare però alle domande, ancora vi ricordo l'appuntamento con il prossimo Jailbreak, in cui parleremo di plugin CXFin di QGIS e CXF2Shape di Glovo, e sarà il 16 dicembre alle ore 8:30. Okay, vi invito, come sapete, ad aprire i microfoni se volete a chiedere. Ciao Lorenzo, Giampaolo Di Biase. Ciao Giampaolo. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'ennesimo jailbreak e per condividere quello che fai e quello che studi. La mia domanda è molto in realtà di base, se, ed è anche molto pratica. Se io mi ritrovo, generalmente faccio correzione RTK, se mi ritrovo a non avere il collegamento e a voler sfruttare un post-processamento, per battere dei classici punti. Più o meno quanto tempo, cioè quante misure devo registrare secondo te per avere poi in post-processamento una precisione, diciamo, sempre dell'ordine dei centimetri, quindi simile a quella RTK? Dipende. Immagino che dipenda anche diciamo, Dipende da dalla molte frequenza di cose. campionamento. Ah, sicuramente dipende dalla frequenza di campionamento, perché ragionala così, ragionala in epoche, nel senso che è importante oltre, cioè quello che dà ridondanza in realtà sono le epoche, per cui ti direi di impostare la frequenza di campionamento più fine che tu hai. Immagino sia un secondo. Difficilmente, cioè esistono ovviamente ricevitori GPS che vanno anche a meno di un secondo, però non credo almeno siano i ricevitori GNSS usati da topografici, cioè almeno, non credo, però non lo so. Tipicamente, per esempio, uBlocks l'F9P, per esempio, non ha la frequenza di campionamento massima pari a un secondo, se non vado errato. Detto questo, è importante In anche la realtà frequenza. c'è la. Scusami se ti interrompo, perché utilizzo proprio quello là, se ti ricordi. Sì, certo. In realtà c'è fino a 20 Hz. Ma fino a 20 Hz non l'avevo visto, va Sì. bene. Dopo in realtà fa un po' fatica, soprattutto la parte se lo colleghi via Bluetooth e esageri con, diciamo, il numero di campionamenti, va un po' in crisi la trasmissione Bluetooth. Secondo me tende a saturarsi. Però Sì, diciamo questo che io lo uso, veramente dipende. generalmente lo uso intorno alle 4-5 letture al secondo, senza nessun problema. Però Ok, va bene. Allora, comunque è scusami se ti importante la doppia interrompo di frequenza. nuovo, perché sennò non capisco. Però ho letto in giro, studiando un po', che comunque sia. La frequenza di campionamento deve essere la stessa poi dei dati che vado a pescare poi, diciamo, Esatto. dalle reti. Quindi se le reti mi mettono a disposizione al massimo il secondo, io devo ragionare sul secondo. Esatto. Questo è. Ok. E le reti non ti mettono a disposizione meno del secondo. A meno che tu non faccia un tuo base rover. Ok. Se tu hai due ricevitori uBlocks, te ne metti uno base e uno rover,
sei indipendente dalle renti, allora puoi metterti anche 20 Hz se vuoi, però tendenzialmente questo non succede. Cioè, non succede, dipende. Poi di nuovo, altro parametro con cui dipende è quanto sei distante dalla prima stazione permanente con cui farai il base rover. Se sei abbastanza vicino, puoi anche ridurre un pochino il tempo di stazionamento. Se sei distante, meglio avere più ridondanza. Secondaria, altra cosa, dipende se sei in ambiente aperto o se sei in città, urban canyon, eccetera, eccetera. E poi detto questo, però non ti ho ancora detto un numero, perché in realtà è molto variabile. Diciamo che per ottenere una cosa del genere, facendo un buon processing, eccetera, eccetera, io meno di un quarto d'ora non ci starei sul punto, avendoci comunque un doppia frequenza. Così si fa, tra virgolette, si fa un po' fatica se uno deve battere un numero più o meno elevato di punti. È La produttività cala, è chiaro. ovvio, però chiaramente scende da compromessi. Conta che se sei, per esempio, a fare un rilievo in città, okay, in mezzo ai palazzi, dove il segnale è molto disturbato, eccetera, eccetera, tu magari vuoi dire proviamo 5 minuti, ok? Però conta che devi sicuramente impostare un rapporto segnale-rumore, una soglia sul rapporto segnale-rumore abbastanza alta, perché sennò hai solamente osservabili sporche e quindi ti peggiorano la soluzione anziché migliorartela. Quindi di quelle epoche già un po' verranno tagliate da questi filtri che devi andare a impostare in fase di processing. E quindi sei già fregato in partenza. Se Sì, sei in certo. ambiente aperto, magari puoi anche starci meno, perché comunque tutto quello che osservi e registri sarà sicuramente, quasi sicuramente processato. Se sei in città, no. Per cui questo è sostanzialmente. Sì, facevo questa domanda in realtà anche in relazione al fatto che ultimamente ho visto una, diciamo, delle più famose case produttrici di GNSS, diciamo, top di gamma. Leica, per capirci, che pubblicizza questo nuovo sistema che è incorporato nel suo ultimo ricevitore, che praticamente se non hai connessione tu batti il punto lo stesso e poi appena prende la connessione lui ti fa la correzione. Sì, Però a questo punto come fanno a fare una cosa del genere? no, sono algoritmi di. Ora non ho visto, non è la prima cosa che mi viene, che viene in mente, diciamo, cioè, io non l'ho sentito solo da Leica, ma ho sentito comunque altre case fare cose simili. In realtà sono, diciamo che modificano un pochino l'algoritmo NRTK che fa il posizionamento nel RTK, per cui se loro perdono la connessione, lui cerca di mantenere il fissaggio dell'ambiguità per un tot di epoche, quindi credo, perché poi ripeto, io quello di Leica non l'ho visto, però tendenzialmente lui si ricorda l'ultimo fissaggio dell'ambiguità che avevi prima di perdere la connessione e mantiene quello. Poi dopo, appena lo riprende il segnale, fa una verifica a ritroso e ricontrolla se diciamo, le posizioni calcolate nel periodo di assenza segnale sono giuste o sbagliate. Una roba più o meno simile. Poi, ripeto, non posso essere più preciso perché non ho visto quello. Però so che esistono delle cose di questo tipo, ma non prevedono un post-processing in realtà. Ok. No, perché nella pubblicità che facevano vedere, mi è capitato di vederla ultimamente anche online spesso, in realtà loro fanno proprio questa pubblicità in cui il tecnico va nel cantiere, non ha il segnale, quindi non è che perde il segnale per 1 o 2 minuti come altri ricevitori più o meno fanno. Fanno vedere che va in un cantiere dove non c'è il segnale, batte punti imprecisi, nel tragitto che torna a casa. Il palmare prende il segnale e quando arriva in ufficio si ritrova i dati con precisione centimetrica. Infatti era un po', No, diciamo vabbè, che è una però figata. potrebbe essere lui. Oddio, non ho visto questa cosa qui, però in realtà c'entra con quello, nel senso che lui appena prende il segnale e fa un calcolo a ritroso di quello che ha visto prima. Sicuro, cioè non è sicuro, molto probabile. Però appunto non so bene come sia implementato, quindi non posso dirtelo. Però, per esempio, ad esempio cose
altri strumenti o cose simili, per cui uno è in cantiere, perde il segnale, uno tiene lo spissaggio dell'ambiguità per un tot, perché ci sono dei servizi che fanno questo, e poi appena riprende il segnale ti torna sostanzialmente. Sì, ok. Bisognerebbe vedere il caso specifico. Io, ecco, di solito purtroppo non sto molto a vedere, diciamo, ecco, facendo il dottorato in realtà sono molto legato alla ricerca più che all'ambito poi forse professionale, nel senso, quindi non, a volte non mi capita di vedere, ecco, questo tipo di pubblicità, Sì, però ma guarda, sono capisco, ecco. sincero. Non l'ho neanche cercata, sarà che magari, sai, gli Sì, ma può algoritmi che un essere, po' certo. ci seguono. Mi è uscito sui vari social, eccetera, e quindi mi ci è cascato l'occhio. Va Certo. bene, ultima cosa, ovviamente se devo fare almeno tra, diciamo, tra i 5 e i 15 minuti di acquisizione, lavorare con l'asta singola è impensabile, sia per una questione del fisico umano e sia per una questione di precisione. Dipende, nel senso, diciamo che noi abbiamo avuto un caso in cui stiamo rilevando punti in un centro storico di Loano, ad esempio, e lì la correzione non ci arriva, per cui stiamo facendo attivamente quello, ma notiamo che la precisione, la precisione, scusate, la produttività cala. Gioco forza, nel senso, ma lì dipende molto dalle condizioni al contorno che hai. A volte, cioè, bisogna capire, cioè, se a volte, ecco, lo dico forse anche un po' così, nel senso, il GPS potrebbe a volte non essere la soluzione più, come si dice, produttiva. Dipende molto dalle varie condizioni al contorno che uno ha e da cosa Sì, certo. vuole ottenere, ovviamente. Poi Ultima cosa, GPS, poi ti sì. lascio andare. E ovviamente, nella pratica operativa io produrrò un file Rinex per ogni punto di acquisizione. Ok. Esatto. Tendenzialmente, ora non so se, allora, molti ricevitori, Sì. ad esempio quelli della Stonex che noi utilizziamo, allora la U-Blox direi di no, però, appena li accendi, cominciano a registrare dati grezzi senza che tu dia il comando a loro di farlo. Ok. Ok? Loro li registrano e appena spegni lo strumento, lo finisce chiaramente la registrazione. Poi a questo punto avrai un unico file Rinex contenente tutte le, diciamo, tutte le istanti in cui il ricevitore è stato acceso, starà a te ritagliarlo nei momenti in cui tu invece eri sicuro che il ricevitore era fermo. Invece per quanto Ok. riguarda la U-Blox, ad esempio, da U-Center dovrebbe esserci il tastino record, e a questo punto lì poi appena fai record, o rec, una roba del genere, ora. Aspetta, posso anche provarci a vedere al volo, sai. Ma in realtà sono sincero, mi interessava più eventualmente un'opzione mobile. Comunque su Ah, Android ci sono varie applicazioni. quello non saprei, però allora vabbè, nel senso, ecco, la uBlox poi produrrà un file di tipo UBX e il file di tipo UBX poi lo puoi convertire con RTKlib, per esempio, in Rinex, oppure puoi processare direttamente quel file se il software legge il file UBX. Tendenzialmente meglio che tu lo converta in Rinex. Va bene. Ok. Ti ringrazio. Mi sono accorto adesso che avevo la telecamera chiusa. Ti ringrazio per le risposte sempre esaustive e mi scuso con gli altri se ho rubato 10 minuti di dibattito. Ah, anzi, ben vengano i dibattiti, secondo me, nel senso che può essere utile a tutti, ecco, queste Sì, cose nel qua. senso che forse era anche un filo fuori tema, ma io sono più, diciamo, un praticone, dai, mettiamola così. Se ci sono altre domande?
Vedo. Spero possa essere stato utile, ecco, quantomeno, perché appunto al di là dello script, forse però ecco, magari avervi lasciato qualcosa per essere un po' più consapevoli sui file, ecco, questo forse sarei più contento questo, ecco, che almeno da oggi aprendo un Rinex magari vi possiate ricordare, ah sì, avevo sentito dire che questi numeri sono queste cose. Sì, dal nome mio confermo che è stato sicuramente interessante e importante, anche perché bisogna capire qualcosa quando si lavora con gli strumenti, altrimenti solo cliccare e basta non porta, cioè può portare a dei grandi errori alcune volte. Sì. Purtroppo adesso tra clima, Bologna nevica e tra clima Ah, e magari per voi. Covid siamo chiusi dentro e quindi droni e GPS a terra. Ma anche qua sulle alture è un po' venuta, di niente, sai. Qui ha nevicato questa notte, ha fatto 4-5 centimetri proprio in città. Cavolo. Va bene, Bene, se non ci sono. Vabbè. io vi lascio, vado in laboratorio che sono a lavoro in realtà, e ci sentiamo alla prossima. Grazie D'accordo. mille, buona giornata a tutti.